tutti, cari amici, Arishniev è con voi. Il mondo non ha mai visto un video così, con tanto carisma, e per i 4 milioni uscirà un nuovo video. Lo spam è finito, io sono Savic 1234. Ragazzi, oggi siamo tornati al centro per bambini. Penso che tutti abbiano visto il video in cui siamo qui correndo prima dal sole FNAF e poi dalla luna NAF. Perché di notte ci sono dei veri animatronici in questo posto. Ma questa volta Safik e io ci siamo preparati e noi abbiamo deciso di giocare a nascondino mimetico con la luna. Guardate, abbiamo portato con noi queste tute mimetiche. Possiamo indossarle completamente in questo modo e nasconderci con lo stesso colore. Credetemi, è un modo incredibilmente mimetico per nascondersi. Hai notato, Safi? Ecco, ragazzi, questo funziona veramente. Il nostro compito è attirare specificamente il sole per far finta che vogliamo giocare con lui. Quindi spegnere bruscamente le luci in modo che appaia la luna. E già con lei indossare questi costumi mimetici e giocare a nascondino mimetico in tutto questo enorme centro per bambini. Savik, nascondi le tute mimetiche e ora cercheremo il sole e lo faremo giocare con noi. Sole, dove sei? Ti sto aspettando. Sole, au, scusaci per l'ultima volta, non sapevamo di non poter spegnere le luci. Va bene, per favore, vieni. Nel formaggio non c'è. Ho guardato ovunque. Bene, Sole, smettila di scherzare. Non possiamo cercarti qui tutta la notte. L'unico posto nel quale ancora non ho guardato è su quei trampolini. Ragazzi, Safik, guarda! Pazzesco, cos'hai in mano? Mi chiedo se posso prenderlo con le mani. Penso che sia possibile. Artyom, guarda, ha dei pulsanti grigi scriviti, quindi molto probabilmente li ama. Allora, ragazzi, dovete aiutarci voi. Qui c'è scritto: sono andato a prendere i pulsanti grigi. A quanto pare, questo è ciò che lo può attirare. Ragazzi, per favore, capovolgete il telefono in questo momento o fate qualcosa sul computer. Andate sotto questo video e se avete un pulsante rosso, assicuratevi di premerlo e renderlo grigio, così possiamo chiamare il sole FNAF per giocare a nascondino con lui. Bene, andiamo. 1, 2, 3. Oh, grazie mille. Beh, un mucchio di pulsanti grigi. Sole, dove sei? Dovrebbe essere proprio qui. Da lì si udiva una risata, come l'ultima volta. Si nasconde là, andiamo lì. Ciao, senti, sì, siamo venuti qui. Ricordi che hai mostrato dei giochi diversi, puoi mostrarceli di nuovo. Quindi siete davvero venuti a giocare con me? Pensavo fosse una specie di trucco e foste venuti per spegnere le luci così la luna apparisse. No, ma quale trucco, vero Safik? Sì, siamo venuti a giocare. Sì. Ora per un po' facciamo giocare il sole, poi dovremo spegnere la luce inosservati quando sarà distratto, hai capito? E prima di questo lanciamo qualcosa così lo raccoglie. Sì. Bene, dai, giochiamo! Ah. Oh. Vai! Mamma mia, come faccio a fare punto? Si è fatto autogol, ragazzi! Sì! Bravo! Ora tocca a me! Incredibile! Non ha guardato nemmeno verso il cesto e ha fatto centro! Ascolta, una volta ho provato questo scivolo e adesso ho paura. Non aver paura, è tutto molto sicuro. Beh, se è sicuro, va bene allora. Bene, come va? Ti stai già divertendo? Spero davvero che ti stia divertendo molto. Ma c'è qualcosa di meno estremo? Certo, fammi vedere. Sei sicuro che sia più sicuro? Certo! Spero che ti diverti, Artyom! Ti stai divertendo molto? Va bene, fermi! Aspettate! Oh, queste attrazioni sono troppo estreme! Artyom, no! Artyom, iniziamo subito con il piano B. Spargiamo i giocattoli, lui inizierà a raccoglierli, spegniamo le luci e appare la luna. E così giocheremo a nascondino mimetico. Io non ce la faccio più, sono stanco, ragazzi. E ora
noi abbiamo trovato questo posto, venite qua, tutti e due, hoppa! No, no, uscite di lì, perché ci siete entrati? Oh signore, che casino, dobbiamo andarcene subito! Ci piacciono questi giochi! Artyom, dobbiamo correre a spegnere le luci in questo momento, mentre è impegnato a pulire. Bene, e come stacchiamo la luce? Bisogna alzare le torce contemporaneamente! Stai scherzando? Sì, te lo dico io, funziona, forza! Uno, due, tre! Non ci credo! Fatto tutto, pulito tutto! Ragazzi, dove siete? Ragazzi, sapete che non potete spegnere le luci? È la regola principale, una regola, non spegnere le luci! Cattivi ragazzi, vi avevo avvertito di non spegnere le luci, di non spegnerle! Probabilmente si è già trasformata da qualche parte là. Abbiamo urgente bisogno di indossare tutte le mimetiche. Andiamo. Dove vi siete cacciati? Io vi troverò. Artyom, e adesso? Va tutto secondo il nostro piano. Ascolta attentamente. Tu ed io abbiamo giocato con il sole, ma non appena la luce si è spenta, il sole è diventato una luna malvagia. Cattivo ragazzo, devi andare a letto, devi essere punito. Sì, e cosa facciamo adesso con Luna? Giocheremo a nascondino mimetico con lei. Cioè, se Luna ci insegue, possiamo semplicemente sederci o sdraiarci sul nostro colore ed evaporare per lei. Cattivo ragazzo, devi andare a letto. Esattamente, Safik. Sembra che sarà molto divertente. E il generatore, le batterie? Ci sono 5 generatori sulla mappa, oltre a 3 batterie per ognuno di noi. Dobbiamo avviarli in modo che la luce si riaccenda. E le batterie servono per mantenere l'energia della torcia. C'è anche una regola speciale, una regola segreta, ed è una regola per i nostri spettatori. Siamo d'accordo, ragazzi, che se la luna non ci cattura, metterete 100.000 mi piace sotto questo video. È molto, ma sono sicuro che ce la farete. Esatto, sembra che tutto sia chiaro. Ragazzi, avete capito tutto? Sì, bene, allora andiamo! Dove sono i costumi, Artyom? Guarda, 1, 2, 3... Fatto! I costumi sono già su di noi! Corriamo per accendere i generatori e nasconderci! Andiamo! Dov'è il generatore? Come lo trovo? Accidenti, c'è la luna proprio lì! Io so che siete qui da qualche parte! Venite da me! Dobbiamo spegnere la torcia! Spero che il camuffamento funzioni! Cattivo ragazzo, devi andare a dormire, devi essere punito, piccolo! Mamma mia, i costumi funzionano, possiamo girare in sicurezza per tutto il parco giochi! Artyom, non avere paura, sto cercando il generatore, accidenti, non fare luce per favore! Ma sei pazzo, spaventarmi così tanto! Qui c'è un generatore sulla mappa, proprio nel formaggio, eccomi, sono qui a cercarlo! Va bene, vado avanti! Non mi avete notato neanche voi ragazzi, se qualcuno mi ha notato scrivetelo nei commenti! Ok, seguitemi, andiamo a cercare il generatore! Deve essere qui da qualche parte, la mappa non sbaglia. Oh, eccolo qui il generatore, ragazzi. Dobbiamo avviarlo, andiamo. 1, 2, 3. Oh, è partito. Dobbiamo andare a cercare il resto. Nessuno. Oh, la tuta funziona per mimetizzarsi. Quindi ragazzi, non possiamo perdere un minuto e dobbiamo cercare altri generatori. Il generatore è al sicuro qui. Dove sono i ragazzi? Devono essere trovati, non devono arrivare al generatore, devono essere puniti.
questo costume è fantastico! Puoi nasconderti assolutamente ovunque! Ci sono un sacco di colori e quindi ce l'ho fatta! Ragazzi, è così che mi mimetizzo e nessuno mi trova al 100%! Ancora più interessante, ho sentito la luna! Diceva, il generatore è al sicuro, quindi è qui da qualche parte! Non pensavo che sarebbe stato così facile! La cosa principale è non cadere nelle palline e non affogare. Ecco, tutto ciò che resta è raggiungerlo da questo bordo. Non è chiaro quale sia la profondità qua. Funziona! Ok, mi tufferò e uscirò dall'altra parte del parco. Artyom, sei tu? Per forza! E chi altro ha questo costume rosso? Bene, allora hai trovato almeno un generatore. Ascolta, la luna mi ha quasi beccato, ma grazie a Dio non mi ha visto e così ho potuto accendere un generatore. Anche io ho acceso un generatore. Accidenti, Artyom! Ho la torcia che si scarica! Quindi è necessario cercare urgentemente le batterie. Se la luce scompare non possiamo trovare i generatori nell'oscurità totale. Che cos'è? C'è un bagliore. Qualcosa che gira. Mamma mia. Che cos'è? Cosa dobbiamo fare? Non capisco. Siamo nel gioco. Apparentemente è un bonus. Forse è una specie di occhiali. O ci daranno un'arma in più. Semplicemente tocchiamolo. Dai. Oh, fantastico. Ho cambiato colore. Avevo il rosso e ora ho il colore blu. Apparentemente era una pillola che cambiava colore. E il mio viola è semplicemente fantastico. Ascolta, ora possiamo sicuramente battere la luna. Prima abbiamo un colore, poi un altro, poi un terzo. Probabilmente si è già confusa. Artyom, ecco la batteria per la mia torcia. Sì, la tua torcia si sta scaricando. È molto più utile a te, quindi prendila. Correrò a cercare il generatore. Ok, anche io. Quindi, ragazzi, deve esserci un generatore proprio qui, da qualche parte, nei trampolini. Non sono ancora stato qui, devo guardare bene. Eccolo, accidenti, è stato così semplice, è proprio qui. Ora lo accendo e ci sarà un secondo generatore sul mio conto. Posso persino superare Artyom. Ragazzi, luna deve essere proprio qui. Sento che i ragazzi cattivi sono qui. Allora, devo nascondermi da qualche parte. È rosa, lì rosa non mi sta bene. Giallo, blu. Accidenti, non c'è affatto il viola qui. Devo nascondermi più velocemente da qualche parte. Ok, penso di avere un'idea geniale. Ragazzi, ci sono molti colori diversi in questa enorme piscina di cubi. E c'è anche il viola. È perfetto per me. Se salto dritto in questo mucchio di cubi, allora non mi vedrà. Beh, spero che non mi veda. Comunque, non ho altra scelta. Uno, due, arrivo, tre. Devo essere molto tranquillo e stare fermo, altrimenti mi beccherà. 1, 2, 3. Tutto è a posto con il generatore. Non sembra esserci nessuno qui, ma dobbiamo comunque controllare tutto e trovare questi ragazzi cattivi. Dove possono essere? Sembra che non ci sia nessuno in questo buco di dadi. Dove devo guardare ancora? Wow! Ragazzi, mi ha quasi visto! Non resta che uscire da qui, raggiungere il generatore e accenderlo! Uno, due, tre! Oh, si è acceso! Dobbiamo andarcene! Ecco là il generatore! È in cima al labirinto! Non ho idea di come possa arrivare là sopra. L'unica opzione è andare là, nel profondo di questo labirinto, e salire fino in cima. Sono intrappolato. La torcia è completamente scarica. C'è poco blu qua, cavoli, solo il soffitto. E se la luna arriva qua, mi troverà immediatamente. Ma non c'è altra opzione, quindi devo arrivare a questo generatore.
Questo è Babbo Natale. Bene. Non si vede nulla con questa torcia scarica. Qui puoi perderti. Sono delle vere catacombe. Questa è come l'acqua nel deserto. Ora la inserirò nella torcia. Forza, forza. Oh, ha funzionato. Oh, oh, mamma mia. Questa è la luna. Niente, lei è sopra il vetro, quindi non è alcun pericolo, capite? Proverei a sfidarla, ma non lo farò. È troppo... È troppo rischioso. Ragazzi, è al terzo piano. Lì c'è anche il generatore. E ora troveremo un modo per aggirarla. Lei è al terzo piano, il generatore deve essere qui da qualche parte. Ah, bambini cattivi, dove siete? Fantastico, se non ci fosse stato questo quadrato blu mi avrebbe beccato sicuramente e sarebbe stato game over. E allora mi avrebbe finito. Generatore, generatore. Ma che... Ecco, ragazzi, è il secondo. Mettiamolo in moto. Cosa succede? Mi chiedo, sai che Safik abbia avuto questo problema. Aiuto, accidenti. Sono rimasto bloccato. Non mi scapperai. La luna si è incastrata. Mentre incastrata è necessario trovare rapidamente il generatore. Dove può essere? Oh, il generatore. Ok, 1, 2, 3. Che succede? 1, 2, 3. Non funziona. Accidenti, ma qual è il problema? Probabilmente devo scoprirlo da Artyom. Artyom! Dov'è Safik? Oh, chi c'è qua? Sono io. Il mio generatore non si avvia. Ho un problema simile. Non capisco che succede. Ho già provato a farlo partire in tutti i modi, ma nulla. Bene, ma questi sono gli ultimi due. Ascolta, se questi sono gli ultimi due generatori, forse devono essere avviati contemporaneamente. Dai, proviamo. Solo precisamente contiamo 1, 2, 3. Va bene, Artyom, sono in posizione. Dai, Safik. Dai. 1, 2, 3. Fantastico, si è acceso. Ha funzionato. La luce è tornata. E dov'è il sole? Ragazzi, non pensavo nemmeno poteste fregarmi così. E che volevamo davvero tanto giocare a nascondino mimetico con la luna. Molto bello, ma ora giochiamo insieme per il resto della notte. Si sospetta che viva ancora in questo posto. Guarda, Safik! Oh, mamma! È reale, l'hai visto? Ho appena visto Cartoon Dog correre dentro. Avete sentito? C'è Cartoon Dog da qualche parte ed è molto vicino. Allora, alzati, alzati, alzati. Oh. Che succede, Safik? Il nostro campo è stato attaccato da Cartoon Dog. Ragazzi, ma prima di andare alla ricerca di Cartoon Dog, Maria Fedoretti vuole dirci una cosa molto importante. Molto tempo fa, Cartoon Dog era il suo cane. Molto tempo fa vivevo in questo luogo con tutta la mia famiglia. Avevamo un bravo cagnolino di nome Rex. L'ho preso ancora piccolo da cucciolo. Cioè, Cartoon Dog era un normale cane e tu l'hai trovato nel tuo villaggio? Beh, sì, chi l'avrebbe mai pensato davvero? Accidenti, ma è sicuro che c'è Cartoon Dog? Questa donna dice che era vicino a una fattoria che si trovava vicino al suo villaggio. Cartoon Dog è sicuramente qui. Perché avete bisogno di questo Cartoon Dog, ragazzi? Bruno, impara già a controllare Cartoon Cat, altrimenti non ti chiameremo più per questi video, capisci? Artyom, Cartoon Cat non è così facile da tenere tranquillo, capisci? Va bene, andiamo. Ciao a tutti cari amici, con voi Arishnev, con me oggi William Bruno e il Cartoon Cat. E Safik 1, 2, 3, 4. Siamo venuti con i ragazzi per catturare Cartoon Dog.
Cerchiamo ora di guardarci intorno il più rapidamente possibile. Proviamo a cercare le tracce di Cartoon Dog. Bene, dai, facciamo il campo. Siamo venuti qui in questa fattoria abbandonata nel cuore della notte. Puoi per favore comportarti meglio con i miei amici? In generale non mi piace essere qui con voi. Dai, Cartoon Cat. In generale, ragazzi, l'unico motivo per cui siamo venuti qui nel cuore della notte è perché un follower mi ha contattato e mi ha raccontato la storia di questa nonna che viveva in questi posti e lei stessa ha visto personalmente e sa da dove viene Cartoon Dog. Si sospetta che viva ancora in questo posto. Pazzesco e pericoloso qui. In qualsiasi momento puoi cadere. Ascolta, proviamo ad andare in un altro fienile. A quanto ho capito, questa è una fattoria abbandonata, ma c'è ancora un villaggio nelle vicinanze. Questa nonna ce lo ha detto. Questo posto è stato abbandonato dagli umani molto tempo fa. Qui, vedete, questi muri stanno già cadendo. Ci saranno almeno 10 di queste fattorie, tutta una dietro l'altra. Ce ne sono davvero molte qui. Sul drone abbiamo, semmai, ragazzi, un sistema di visione notturna. E io e i ragazzi abbiamo per una ragione. Safi, dannazione. Adesso proviamo a sistemarti la campo. Non farlo. Dai, non toccarla, per favore. Dannazione. Cos'è successo, ragazzi, eh? Safi che è saltato, ha appoggiato il piede male e si è distorto la caviglia. Hai una frattura o pensi sia una distorsione? No, ma non lo so, cavolo, fa male, cane. Ascoltate, ragazzi, è già molto buio e persino il cielo è di un colore molto strano. Facciamo così. Dai. Io porto Safi al campo e per ora tu, Bruno, esaminerai tutta questa zona, ok? O forse invece Artyom ci andrà e io, Bruno e Safik osserveremo. Cos'è, hai paura? Un'altra parola su di me. Quando Cartoon Dog attaccherà, allora lo combatterai da solo, hai capito? Va bene, ragazzi, voi andate al campo e io vado a fare un giro della zona. Dai, Artyom, accompagna Safik e stai attento però, Piano. Safik, allora capisco che ti fa male la gamba, ma dobbiamo far volare il drone il prima possibile e vedere come sta Bruno, insomma. Sì, lo so, dobbiamo. Andiamo subito, iniziamo. Nel nostro villaggio è stato costruito vicino un impianto chimico. Beh, all'inizio eravamo felici, c'era lavoro, ma poi scorreva un fiume lì. L'impianto chimico, nonostante scaricava tutto quanto lì, roba chimica. Cioè la fabbrica non filtrava nulla, gettava tutto in un fiume vicino al tuo villaggio, insomma. Sì, ma va bene, la gente lo sapeva, ma gli animali certamente no. Non lo sanno mica che il fiume è avvelenato. Anche il mio cucciolo Rex non lo sapeva. Ha bevuto l'acqua e tornato a casa, tutto sporco, occhi rossi, respirava affiatito. Ho cercato di curarlo, ma niente da fare, ha smesso di respirare e l'ho seppellito. Io pensavo personalmente che Cartoon Dog fosse stato creato dall'SCP durante i loro esperimenti, ma si è scoperto che non è apparso in modo del tutto naturale, ma attraverso alcune mutazioni. Ragazzi, abbiamo già lanciato il drone e ora vedremo cosa c'è in questa fattoria. Vedete qui? Ecco. Laggiù è giallo, ecco, è visibile. Ehi, ecco. Hey, mi vedete? Sì, ti vediamo. Ok, ragazzi, non mi lasciate fuori dalla vostra vista. Spero che almeno sul drone l'immagine sia chiara, perché almeno lì c'è una modalità di visione notturna. Va bene, ora diamo un'occhiata a cosa c'è qui. Ragazzi, c'è una fattoria molto grande e non posso credere che Cartoon Dog viva qui da qualche parte. Non ho idea se questa nonna ci abbia detto la verità o meno, ma Bruno ha almeno una possibilità, perché ha dentro i poteri dentro di Cartoon Cat. Qui abbiamo solo un mucchio di hangar. Guardate, qui c'era un villaggio molto grande apparentemente, perché abbiamo questo primo edificio, vedete, poi c'è il secondo edificio, poi il terzo e guardate, c'è un territorio il più grande possibile. Sono anche tutti interconnessi, guarda, c'è un edificio a forma di H, c'è un territorio il più grande possibile e nelle vicinanze c'è anche un piccolo villaggio. Sì, guardate, la strada va proprio lì, insomma. Cioè, le persone vivono in questo paesello con le case a tre piani. È possibile che non vengano nemmeno qui, praticamente. A quanto pare la padrona di Cartoon Dog ci ha parlato di questo. Ecco, è il loro paese. Probabilmente non è nemmeno un comune, ma un villaggio, una frazione, insomma. E apparentemente
Vivevano lì prima le persone. Guarda, le finestre sono piene di tavole, lo vedi? Da questi mostri bisogna spesso essere difesi. Quindi è chiaro che qui è tutto pieno di assi, Safi. Guardate lassù, sono i ragazzi che volano. Per ora vedrò cosa c'è qui. Gente, se non sbaglio, questo è il segno del fondo SCP. Quindi significa siamo arrivati alle giuste coordinate. E qui accadono davvero cose paranormali. Va bene, allora andiamo avanti. Ma spero davvero che questa sia la base abbandonata dei combattenti SCP. Perché se sono qui, non sono sicuro che possiamo gestirli. Ecco un altro edificio. Apparentemente era l'unità di controllo principale, a giudicare da questa grande facciata. Safik, guarda un po', c'è qualcosa come se... Che cos'è questo? È il disegno di una persona. Sai cos'è? È come se qualcuno fosse stato ucciso e il suo cadavere fosse stato tracciato. Ascolta, Bruno, pronto? Sei qui in contatto? Sì, sono qui. Ascolta, io e Safik abbiamo trovato qualcosa di molto sospetto. Penso che ti interesserà sicuramente. È a nord-ovest. Puoi andare, per favore? I ragazzi dicono che c'è una traccia di un cadavere da qualche parte a nord-ovest. Dai, andiamo a dare un'occhiata. È davvero così o forse è soltanto un'impressione dal drone? Bene, penso che sarà più chiaro da terra. Pazzesco. Incredibile, ragazzi. Qui, a quanto pare, uno dei combattenti SCP è morto. E qualcuno ha disegnato il contorno del suo corpo con il gesso per segnare la scena del crimine. Ascolta, ma controlla i cespugli nelle vicinanze. Forse c'è qualcos'altro, delle armi, qualcosa di utile. Controllare se ci sono armi? Forse sì. Bellezze, ecco i pantaloncini di qualcuno. Non sono sicuro che siano di un combattente SCP, ma va bene, quella è una piccola collina. Sembra che ci sia anche lì qualcosa. Ragazzi, ecco un segno SCP. Ora proverò a strapparlo per mostrarlo ai ragazzi, per dare uno sguardo da vicino. Ah, cavoli, dannazione, ok? Che segnali forti fanno oggigiorno. Ma qui chiaramente prima vivevano esattamente dei combattenti SCP. Voglio dirvi una cosa, stiamo per derubare la fondazione SCP, ma non so davvero se sia sicuro. Solo un'allusione. Se dimostrate che volete vedere questo video e se riuscite a mettere 50.000 commenti sotto questo video, qualsiasi, assolutamente qualsiasi, tutti possono scrivere almeno 100, anche 200. Quindi in questo caso, se 50.000 commenti ci saranno, ruberemo per davvero la base della fondazione SCP. E chi lo sa che cosa troveremo lì? La SCP ci nasconde molte cose. Penso che sicuramente non gli piacerà. Ok, vado avanti a fare un sopralluogo del territorio. Bruno, stai entrando lì dentro? Controllo cosa c'è qui, guarda. Ok, stai il più attento possibile. Bene, cosa posso dire, ragazzi? Ho esaminato completamente questo blocco principale. Ci sono molte stanze, ma sono tutte simili tra loro. E la cosa più interessante è quella soffitta. Ma non so che cosa c'è da vedere da questa parte. E non c'è modo di arrampicarmi lì. Quindi andrò avanti. È davvero pericoloso essere fuori dalla zona del drone in questo momento. Quindi voglio che i ragazzi mi vedano costantemente. C'è un altro segno di SCP. Ha trovato un altro segno, è pieno di segni qui. Allora, lo vedi? È laggiù, è proprio nel campo. Ragazzi, questo è il segno della fondazione SCP. Bruno, vabbè, noi andiamo avanti. Vediamo dove è il palazzo. Tu stai attento, va bene? Guarda, a proposito, che strano muro di cemento. Si nota davvero solo un muro di cemento? Ragazzi, guardate questa cosa! Bruno, ascolta, stai cercando di avvicinarti un po' a sud-est? Sembra che ci sia una pittura rupestre sul tetto di Cartoon Dog. Dai, bene, messaggio ricevuto. Ora vado a dare un'occhiata più da vicino. Accidenti, raga, guardate. È almeno 5 volte più grande di me. Ecco, mi sono qui ed ecco Cartoon Dog. Basta guardare le dimensioni di William, Bruno, e questo gigante disegno di Cartoon Dog. Che aspetto ha da paura, ragazzi. Guardate queste zanne, terrificante semplicemente. Lo sguardo dell'assassino. Cartoon Cat, smettila, è solo un disegno. Cartoon Dog, Cartoon Cat, smettila. Capite che Cartoon Cat ha paura di Cartoon Dog? Evidentemente è un cane. Non ho paura di niente. Accidenti, quanto è difficile controllarlo. Beh, posso gestirlo. C'è qualcos'altro qui, ragazzi? C'è qualcosa scritto qui? Dice non filmatemi. Ascolta, quindi possiamo smettere di filmare forse allora? Questo al 100% deve essere mostrato ai nostri follower. Non per niente hanno raccolto 150.000 like.
Va bene, forse devo scendere. Guarda, ci sono altre iscrizioni. È solo qualcuno che l'ha scritto. No, Safik, c'è sicuramente qualcosa scritto proprio lì. Ti sento. Ti sento. Era delizioso. Muori. SOS, dov'è la mia nonna? Gente, a quanto pare stiamo parlando di quella padrona che ha allevato Cartoon Dog, più precisamente quel cane Rex, prima ancora che diventasse Cartoon Dog. Facciamo un po' di attenzione, perché vedete, ci sono spazi molto grandi e se Cartoon Dog mi trova qui sarà davvero difficile per me nascondermi da lui qui. Ci sono delle corde qui, forse qui qualcuno è stato legato a questo palo, spero di sbagliarmi. Ma questo, capite questo cos'è vero? Questi sono davvero i pezzi delle auto. E se sapete anche come sono le auto normali, hanno il volante a sinistra, sì? E a giudicare dal fatto che il volante era proprio al centro, questa era un'auto militare. Perché nelle auto militari che il volante è al centro. Apparentemente Cartoon Dog stava devastando tutte le attrezzature militari così tanto che i dettagli dei loro carri armati volavano dappertutto. Si può anche notare che soltanto gli AK-47 possono lasciare questi buchi. Vediamo che cosa c'è dentro. Dai, e adesso guardiamo, ragazzi. Qualcuno davvero vive qui, o almeno ci ha vissuto prima. È davvero il campo di qualcuno. Qui guardate, ragazzi, qui c'è un sacco a pelo, alcuni accessori militari. Anche il cibo è rimasto. Ecco, riprendi. Questo è ciò che mi hanno mangiato i militari. Non sono sicuro che siano stati militari, ma in questi luoghi di solito vivono solo loro, le persone più coraggiose. Quindi vedete che bel salamino affettato, del formaggio da panini ancora classico e il pane. Dobbiamo informare subito i ragazzi. Dai, perché non possiamo stare qui? E quando andiamo dai ragazzi, diciamo che non abbiamo trovato nulla e ce ne andiamo a casa. Senti, ti comporti in modo molto strano. Sei sicuro di stare bene? Sì, niente, sto bene. Sono troppo pigro per girovagare per queste case abbandonate con te. Preferirei dormire a casa, dopotutto io sono un gatto. Ok, ti ho capito. Potresti smettere di distrarmi? Ci sono ancora un po' di appunti su questo taccuino. Vediamo cosa ha lasciato qui un residente di questo campo. C'è una data qui, 13 agosto, anno 2021. È più di un paio di anni fa. Io e Sergio abbiamo pedinato questo cane per 2 giorni. Si tratta di Cartoon Dog o cosa? Ma finora, a parte le tracce, non abbiamo trovato nulla di buono. Ma siamo sicuri che questa bestia sia qui da qualche parte. Ieri sera abbiamo sentito i cani abbaiare. Forse Cartoon Dog può comunicare con altri cani. Ragazzi, questa è una supposizione molto interessante. Ciò significa che Cartoon Dog può agire insieme ad altri cani. Domani proveremo ad entrare nell'edificio. Forse si nasconde lì. Mi chiedo in quale edificio un residente di questo campo voleva intrufolarsi. 14 agosto, il giorno dopo. Sergio, cosa dirò alla tua famiglia? Mamma santa, Cartoon Dog è qui. Perché l'abbiamo cercato? Sergio è morto. Questa creatura lo ha trascinato in profondità nell'edificio. Sembra che sia stato un dramma incredibile. Continuo a leggere. È già buio. Domani all'alba cercherò di andarmene da qui. Di notte non si vede niente, quindi aspetterò al campo. E questa è stata l'ultima scritta in questo taccuino. È stato scritto 2 anni fa, il 14 agosto. Sembra proprio che Cartoon Dog sia un cane davvero pericoloso. 2 giorni dopo sono uscita di casa. Volevo insomma vedere dove aveva sepolto il cucciolino. E lì la tomba è stata scavata e Rex non c'era più. Circa una settimana dopo la gente ha iniziato a scomparire nel nostro villaggio quasi ogni giorno. Praticamente tutti gli abitanti erano spaventati. Qualcuno ha lasciato il villaggio, ma qualcuno è rimasto. Ascolta, Cartoon Cat, sai qualcosa su Cartoon Dog? Beh, in generale, io e questo Cartoon Dog abbiamo una faida molto antica. Ad essere onesti, Cartoon Dog è molto più forte di me. Il fatto che gli scienziati mi hanno creato, ma lui è nato dopo essersi bevuto acqua avvelenata con sostanze chimiche. È meglio stare lontano da lui, Bruno, perché attacca immediatamente, senza pensare. Io almeno penso prima di attaccare. Ho capito. Ma spero che i ragazzi adesso stiano tutti bene. Sai, è abbastanza probabile che io sento l'odore di Cartoon Dog da molto tempo. Il problema è che il suo odore è dappertutto. Non riesco a determinare dove si trovi. E allora a che cosa servi, Cartoon Cat? Ok, andiamo a cercarci da soli la soluzione. Troveremo questo Cartoon Dog subito. Gente, mi sembra che questa sia la casa giusta. Beh, dove la gente viveva?
c'è un territorio il più grande possibile e nelle vicinanze c'è anche un piccolo villaggio. Qui abbiamo solo un mucchio di hangar. Safik, guarda un po', c'è qualcosa come se... Che cos'è questo? Di William, Bruno? Puoi andare, per favore? Bruno, vedi un edificio rosso al nord-ovest? Puoi andare lì velocemente? Adesso ci provo. Sì, questo è il palazzo. Puoi vedere cosa c'è dentro? Ok, entro allora. Semmai non abbiamo controllato molto bene questo edificio, perché il segnale si spegne appena ci avviciniamo. Ragazzi, in realtà mi preoccupo molto. Io e Safik siamo seduti qui in questa tenda mentre Bruno è nel bel mezzo della missione. Capisco che c'è Cartoon Cat dentro di lui, ma Cartoon Dog è follemente forte, probabilmente il più forte dei mostri SCP e nemmeno sicuramente più forte di Cartoon Cat. E ancora qualche mese dopo, di notte, ho sentito un grido così selvaggio per strada. Le persone sono saltate fuori dai letti, sono corse a vedere cosa stava succedendo. E così sono uscita pure io. Guardo, e questo è il mio Rex, su due gambe, gigantesco, spaventoso, nero e assale le persone. Mi sono spaventata e mi sono nascosta immediatamente. Per un'ora ho udito queste urla e poi la pace e il silenzio. Ho sentito qualcuno entra in casa, la porta si apre e entra il mio Rex. Mi sono bloccata, si è voltato ed è uscito. Così. Sei sicura che fosse proprio il tuo Rex? Che non è solo una coincidenza che Rex è scomparso e Cartoon Dog è arrivato? Beh, mi hai visto, ma non mi ha fatto niente, quindi questo è il mio Rex. In effetti, ora tutto questo villaggio, nessuno vive lì, è abbandonato e tutti se ne sono andati da lì perché è apparso Cartoon Dog, giusto? Beh, penso proprio di sì. Sto rischiando un po' la vita perché sono entrato nell'edificio dove si è perso Sergio. E se dobbiamo credere a questi documenti, allora questo edificio è abitato da Cartoon Dog. Qui vedo un lungo e buio corridoio. Vi posso dire che sicuramente non vorrei vivere qui. Bene, per fortuna che il walkie-talkie ha una torcia elettrica. Senza questo walkie-talkie non so cosa farei. Mi sembra di dover dare un'occhiata più da vicino a questa stanza. Sì, lo sapevo. Guardate, questo è chiaramente Cartoon Dog e queste sono le sue note malvagie. Non puoi allontanarti da me, Cartoon Dog, o forse tu non puoi allontanarti da me. Arriverò da te, hai capito? Ascolta, Cartoon Cat, e perché Cartoon Dog avrebbe deciso di vivere in questa catapecchia? In città è molto più confortevole vivere. Sì, ma lui è un cane, quindi vive in questo postaccio abbandonato. E in effetti ci sono molti animali da mangiare. Non è necessario che ci siano solo persone, no? Sai, se vivesse in città sarebbe stato catturato dalle autorità già molto tempo fa. E lui questo lo sa. Ecco perché si nasconde qui. Quindi se sta vivendo qui fuori città, perché ha attaccato il villaggio di questa nonna? Si tratta delle mutazioni. In quel momento aveva appena iniziato a trasformarsi in Cartoon Dog. Ed è stato in quel momento che il cervello si è spento del tutto e ha agito solo sulla base degli istinti. Ascolta, ti racconto ancora un po' di più. Non devi combattere con lui. È meglio scappare e il più lontano possibile. Perché? Non mi ascolti proprio, eh? Sto dicendo che Cartoon Dog è molto più forte di me e io e te non possiamo assolutamente batterlo. Va bene, vado a dare un'altra occhiata. Ci sono sicuramente molte altre cose interessanti. Guarda, Safik! Ma è... È reale? L'hai visto? Ho appena visto Cartoon Dog correre lì dentro! E lì c'è anche William Bruno! Bruno, c'è Cartoon Cat nel tuo edificio! Bruno, non avere paura, faremo sicuramente qualcosa! Capito, dai! Accidenti! Penso che a nessuno importi se Cartoon Cat sta gestendo un po' il corpo di William Bruno ora, perché ora è davvero pericoloso. Vediamo, guardiamo cosa c'è qui. Ah. L'istinto felino mi chiama proprio qui in questa stanza. Ecco qui quello che stavo cercando. Guardate ragazzi, questa valigetta è chiaramente molto vecchia. Vediamo cosa c'è qui. Eccolo! Eccolo! Dov'è? Cosa? Non l'hai visto? Fuori dalla finestra! Bruno! Abbiamo appena visto sbirciare fuori dalla finestra Cartoon Dog! Questi sono documenti! Attenzione! Mi sentite? Da qualche parte c'è Cartoon Dog ed è molto vicino!
Ok, leggiamo cosa c'è qui. Record del 1984, 3 maggio, campione, 231 in condizioni stabili. Sembra che parlino di Cartoon Dog. 13 giugno dello stesso anno, frazioni dell'attività cerebrale, aumento dell'appetito. Significa che Cartoon Dog ha iniziato a impazzire. Cosa c'è dopo? Accidenti! Questo è Cartoon Dog, proprio qui vicino. Aumento del livello di aggressività da parte del campione. Più personale richiesto al centro scientifico e anche personale armato per il trasporto del campione. Livello di pericolo rosso. Sono urgentemente necessari tranquillanti del complesso scientifico principale. Possibile fuga di informazioni. Sembra che non fosse proprio una fattoria. Era una fattoria sotto copertura. Quindi questi segni di SCP Foundation erano ovunque. Proprio perché non era una fattoria, c'era una base di SCP combattenti. Siate, accidenti! Ehi, Cartoon Dog! È scomparso? O semplicemente in agguato e vuole attaccarmi da qualche angolo inaspettato? Dov'è questo Cartoon Dog? Porterò questi documenti con me. Sembra che il pericolo sia passato. Cartoon Cat! Allora, non puoi semplicemente entrare nel mio corpo quando vuoi! Accidenti, in questo momento, in questo edificio c'è la Cartoon... Accidenti, Bruno! In soccorso! SOS, siamo attaccati da Cartoon Dog! Presto, io e Sapik! Aiuto! Ricevuto, corro subito! Artyom, sto correndo, presto! Ragazzi! Mamma mia! Ragazzi, dove siete, ragazzi? Questo Cartoon Dog ha rubato i nostri amici! Artyom, tu sei qui, Artyom! Spero che i ragazzi siano ancora vivi! Allora, accidenti! Un sacco di pulsanti iscriviti! E portano in direzioni diverse! Destra, sinistra! Sembra che Cartoon Dog stia cercando di confondermi le idee! Cartoon Cat, dimmi, dove porta la traccia di Cartoon Dog? Accidenti, troppi odori diversi! Ho già perso la traccia, non capisco dove sia! Sì, e allora qual è la tua utilità allora? Ok, so chi può davvero aiutarmi ora! Sei tu! So che non sapevi di essere un vero eroe, ma questo è esattamente il momento in cui vale la pena scoprire i tuoi superpoteri. Capisco che sembra folle, ma se premi il pulsante iscriviti, mi mostrerà quale dei pulsanti iscriviti è falso e quale dei pulsanti iscriviti invece è reale. Dovete capire che Cartoon Dog è scappato nella direzione in cui portano i pulsanti grigi di iscrizione, e per capire quale di questi pulsanti diventerà grigio, devi fare clic sul pulsante iscriviti sotto il video in questo momento, e poi sapremo dove sono i miei amici grazie a te, e poi proveremo a salvarli. Dai, fai clic sul pulsante rosso di iscrizione. Credo che tu mi aiuterai a salvare i nostri ragazzi. Fantastico, sapevo che ce l'avresti fatta. Grazie mille per il pulsante grigio iscriviti. E ora so esattamente dove devo andare a salvare i ragazzi. Amici, sto arrivando a salvarvi. Dannazione, Sapik! Ehi, Sapik, Sapik, sei vivo! Sapik! Dai, Sapik, insomma, dai, rispondi! Che sta succedendo? Qui c'è il Cartoon Dog! Dai, alzati, alzati, alzati! Che succede, Sapik? Il nostro campo è stato attaccato da Cartoon Dog! Artyom e io abbiamo iniziato a correre, ma a causa della mia gamba non siamo riusciti a scappare! Non so dove sia Artyom! Cartoon Dog vi avrebbe comunque raggiunto! Non è colpa tua, Sapik! Artyom! Accidenti! Artyom è da quella parte! Dobbiamo salvarlo subito!